Mi chiamo Nicotele, sono uno schiavo che vive nell'antica Roma. Cercherò di farti entrare nella vita di noi schiavi per avere un punto di vista diverso. Grazie, Nicotele. Ti faccio subito una prima domanda. Come diventasti schiavo? La mia storia comincia con la guerra. I romani invasero la mia terra. Combattemmo con coraggio, ma fummo sopraffatti. Molti come me furono catturati e condotti a Roma come bottino di guerra. Diventare uno schiavo non fu certo una scelta, fu il frutto della sconfitta. La libertà che conoscevo fu sostituita da catene e la mia vecchia identità fu cancellata. Ora il mio nome, dato dai miei padroni, è tutto ciò che mi resta del passato. Come fu il momento in cui ti comprarono? Il momento della vendita fu umiliante. Fummo esposti in pubblico, nudi, esaminati come bestiame. I compratori controllavano muscoli, denti, cercavano segni di malattia. Mi trovavo tra sconosciuti, spaventato, incapace di comprendere il mio destino. Quando un uomo, il mio nuovo padrone, mise sul tavolo il denaro per me, capì che la mia vita non mi apparteneva più. Da quel momento diventai proprietà di un altro essere umano, privo di libertà e diritti. In quale casa cominciasti la tua vita di schiavo? La mia nuova casa era la domus di un patrizio romano, situata nei pressi del foro. Era un'abitazione vasta e lussuosa, con affreschi sulle pareti e soffitti alti. Ma questa bellezza, ammirata da tutti, per me significa solo lavoro incessante. All'inizio fui destinato a servire nei banchetti, pulire, occuparmi della manutenzione e talvolta accompagnare i miei padroni nelle loro uscite. Vivo in uno spazio ristretto con altri schiavi, separato dalla magnificenza che pulisco e custodisco ogni giorno. La mia è una presenza invisibile, tranne quando servo o sono punito. Come trascorri la tua giornata? La mia giornata inizia ben prima dell'alba, quando ancora le stelle punteggiano il cielo. La prima attività è assicurare che la casa sia pronta per i miei padroni, spazzare i pavimenti, preparare il cibo per la colazione e riempire le lucerne di olio. Durante il giorno il lavoro non si ferma mai. Servizi durante i banchetti, cura degli ambienti, assistenza personale ai membri della famiglia. A volte mi occupo del giardino o anche dei massaggi. Il lavoro è incessante fino a notte fonda, quando finalmente posso riposare su una stuoia nel sottoscala o in un piccolo spazio comune con altri schiavi. Il cibo è semplice, pane, acqua, qualche minestra. La stanchezza è una compagna costante, così come la paura di punizioni per eventuali errori o disattenzioni. La tua alimentazione non prevede carne e frutta? La mia alimentazione è estremamente semplice e raramente include carne o frutta, considerate beni di lusso che i miei padroni si riservano. Noi schiavi ci nutriamo a volte di pulse, è una sorta di polenta fatta di farro, qualche volta condita con un po' di sale o, se siamo fortunati, con qualche erba per darle sapore. A volte, se la giornata è stata particolarmente produttiva o durante occasioni speciali, possiamo ricevere avanzi di frutta o persino un piccolo pezzo di carne. Questi momenti sono rari e molto attesi, perché offrono un breve sollievo alla monotonia della nostra dieta quotidiana. In quali giorni puoi riposare dal tuo lavoro? Le occasioni di riposo sono rare e spesso dipendono dalla magnanimità o dalle necessità dei miei padroni. Durante alcuni festeggiamenti religiosi e giorni festivi dell'ampio calendario romano, come le Saturnalia, può capitare che il lavoro si alleggerisca e ci sia concesso un momento di pausa. Tuttavia, anche in quei giorni, il nostro dovere rimane quello di garantire il benessere dei padroni. Una festa per loro significa lavoro extra per noi, preparando banchetti, occupandoci delle decorazioni.
Insomma, una vera pausa, un momento primo di doveri è un lusso che quasi mai ci viene concesso. Non hai mai pensato di fuggire? Il pensiero della fuga si insinua spesso nella mia mente, durante le lunghe giornate di lavoro e nelle notti insonni, ma è un barlume di speranza soffocato dalla paura. Le conseguenze per uno schiavo fuggiasco, se catturato, sono terribili. Punizioni severissime. L'incisione del termine FVG, fugitivus, sulla fronte o nel peggiore dei casi, la morte. I padroni e le autorità romane dispongono di cacciatori di schiavi esperti e di un sistema ben organizzato per recuperare i fuggitivi. Il rischio è immenso e il poco che ho costruito andrebbe distrutto. Inoltre la domanda più grande è: ma dove potrei andare? Sprovvisto di risorse, amici o un posto sicuro, la libertà sembra un sogno irraggiungibile. Quali sono i diritti che ti vengono riconosciuti? In realtà, come schiavo, non ho diritti legali nella società romana. Sono considerato proprietà del mio padrone, un oggetto che può essere comprato, venduto, affittato o persino punito a morte a sua discrezione. La mia vita, le mie giornate, persino i miei pensieri appartengono a lui. Non c'è protezione legale per noi schiavi. Ogni forma di umanità o compassione dipende esclusivamente dalla benevolenza dei padroni. Alcuni schiavi possono guadagnarsi la fiducia dei loro padroni e migliorare le loro condizioni di vita, ma questo non è un diritto, bensì un privilegio concesso individualmente. Quanti schiavi vivono a Roma? Roma, nella sua grandezza, dipende enormemente dal lavoro di noi schiavi. Sebbene non possa darti un numero preciso, so dirti che la popolazione di schiavi è immensa. Nella capitale e nei suoi dintorni, il numero degli schiavi è di centinaia di migliaia, un mare di vite invisibili alla grandezza imperiale, ma indispensabili per il suo funzionamento quotidiano. Gli schiavi rappresentano fino al 30-40% della popolazione nelle regioni centrali dell'impero, inclusa Roma. Hai mai assistito alla punizione di uno schiavo? Sì, purtroppo le punizioni sono un aspetto frequente e crudele della vita degli schiavi a Roma. Ricordo quando un compagno fu sorpreso a rubare cibo per la fame. La sua punizione fu pubblica, eseguita davanti a tutti gli schiavi e i membri della famiglia per instillare paura e obbedienza. Fu frustato violentemente, le urla echeggiavano tra le mura della Domus. La severità delle punizioni dipende molto dal padrone, dalla gravità della presunta colpa. Vi erano e vi sono casi estremi in cui la punizione può comportare la morte o l'invio alle miniere o alle arene. Assistere a tali atti era devastante. È un costante prendere coscienza della nostra assoluta vulnerabilità. Per quali motivi gli schiavi vengono condannati a morte? La condanna a morte per uno schiavo può avvenire per vari motivi, spesso dipendenti dalla gravità del reato e dalla decisione del padrone. Tra le cause più comuni vi sono l'omicidio o il tentativo di uccisione del padrone, la fuga ripetuta, il furto di beni significativi, la ribellione o la partecipazione a complotti contro lo Stato. Una pratica particolarmente atroce è quella della crocifissione, riservata agli schiavi e considerata una delle forme più vergognose e dolorose di morte. La vita di uno schiavo è nelle mani del suo padrone e la minaccia della morte è uno strumento costante di controllo e dominio. Puoi innamorarti e farti una famiglia. Sebbene gli schiavi possano avere legami affettivi e considerarsi in relazioni simili al matrimonio, queste unioni non hanno riconoscimento legale a Roma. Io stesso provo un grande affetto per una donna che è schiava nella Domus vicino a dove sono io e desidererei con tutto me stesso condividere con lei la mia vita. Tuttavia, il mio è un sogno fragile. Non abbiamo il potere di garantire la sicurezza e la stabilità l'un dell'altro.
I nostri figli, se anche dovessimo averne, saranno schiavi, proprietà del mio padrone, senza alcuna garanzia di rimanere insieme. L'amore tra schiavi è permeato da una triste malinconia. Siamo consapevoli che in ogni momento quel poco che abbiamo può essere distrutto dalla volontà del padrone. Come vivono le donne schiave? Le condizioni di vita delle donne schiave non sono molto diverse da quelle degli uomini in termini di lavoro e privazioni, ma spesso affrontano ulteriori sofferenze legate al genere. Molte sono impiegate come domestiche, tessitrici, nutrici o in altre mansioni all'interno delle domus. Tuttavia, la loro vulnerabilità le espone a ulteriori abusi, inclusi quelli sessuali, da parte dei padroni e degli altri membri liberi della famiglia. Non hanno protezione legale contro queste violenze. Inoltre, le donne schiave che partoriscono incrementano la proprietà del padrone con la nascita di nuovi schiavi. La loro vita è segnata da una doppia oppressione, sia come schiave sia come donne, rendendo la loro esperienza ancora più complessa e sofferta. Prima mi hai detto che la popolazione è formata per circa un terzo da schiavi. Perché non vi ribellate tutti insieme? Il nostro numero effettivamente può sembrare un vantaggio per una ribellione, ma diversi fattori rendono estremamente complesse e rischiose tale azione. Primo, la mancanza di comunicazione e organizzazione tra schiavi di diverse case e regioni rende difficile unire le forze. Inoltre, le severe punizioni inflitte ai ribelli e ai loro compagni, non solo la morte, ma anche esempi brutali come la crocifissione, instillano un profondo terrore. Ci sono state ribellioni, come quella guidata da Spartacus, ma furono brutalmente represse e le conseguenze per i sopravvissuti e gli altri schiavi furono terribili. Questa atmosfera di paura e la consapevolezza delle possibili ritorsioni rendono molti schiavi riluttanti all'idea di ribellarsi, nonostante l'oppressione subita. La speranza di libertà individuale attraverso la manomissione, ossia l'atto attraverso cui un padrone concede la libertà al suo schiavo, per quanto molto remota, è spesso preferita al rischio collettivo di ribellione. Puoi raccontarmi la ribellione di Spartacus? La ribellione di Spartacus è uno degli eventi più noti e impressionanti relativi alla resistenza di noi schiavi nell'antica Roma. Spartacus era un gladiatore di origine trace, che nel 73 a.C. riuscì a fuggire dalla scuola per gladiatori di Capua con un gruppo di compagni. Col tempo questa piccola banda si trasformò in un esercito di schiavi ribelli che arrivò a contare decine di migliaia di individui tra schiavi, fuggiaschi e diseredati. Gli schiavi ribelli, guidati da Spartacus, condussero una serie di campagne efficaci contro le armate romane, mostrando una notevole capacità tattica e guadagnando numerosi successi iniziali. Tuttavia, nonostante l'iniziale successo, la ribellione fu alla fine soppressa dalle legioni romane guidate da Crasso con la collaborazione di Pompeo. Il disastro finale della ribellione vide la crocifissione di migliaia di schiavi lungo la via Appia, come monito per chiunque in futuro avesse osato ribellarsi. Ti ringrazio per avermi permesso di guardare la storia di Roma attraverso i tuoi occhi. Posso chiederti qual è la tua visione dell'Impero di Roma e il tuo sogno? Grazie a te per aver ascoltato la mia storia. La mia visione dell'Impero di Roma è quella di un luogo di contrasti acuti, maestoso nelle sue conquiste e realizzazioni, ma anche profondamente segnato dall'ingiustizia e dalla sofferenza di migliaia di schiavi che ne sostengono la grandezza. La grandiosità di Roma, le sue strade, i suoi monumenti, la sua ricchezza sono intrecciati con la vita e il sudore di noi schiavi, spesso dimenticati dalla storia. Il mio sogno, semplice, ma per me inarrivabile, è quello della libertà. La possibilità di vivere una vita un giorno governata dalle mie scelte, poter amare liberamente, vedere un mondo in cui ognuno è riconosciuto per la sua umanità,
non per il suo status di libero o schiavo. Sogno una Roma che trionfi non solo nella sua gloria e nelle sue conquiste, ma anche nella giustizia e nell'uguaglianza tra i suoi abitanti. E benché sappia che il mio sogno sembri utopico, spero che le storie di sofferenza come la mia possano un giorno ispirare cambiamenti verso una società più giusta. Grazie, Nicotele. Cercherò di diffondere il più possibile la tua storia. Ti sono davvero grato. La consapevolezza e la comprensione delle storie come la mia possono accendere una luce di speranza e ispirare cambiamenti. Condividere queste verità può aiutare a ricordare che la grandezza di una civiltà si misura soprattutto dalla sua umanità e giustizia. La tua volontà di diffondere questa storia è per me fonte di profonda gratitudine. Ricorda, ogni voce conta nel coro della storia, soprattutto quelle troppo a lungo trascurate.